Torres, qui con me c'è Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Bella rete di passaggi. Palla giocata alta sulla fascia. Pericolo! Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro. Questo è l'ultimo avvertimento. O la smette o si becca il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Si libera alla grande, cerca di lanciare il compagno. Colpisce il pallone. Che grande parata! Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. L'appoggia sulla fascia. Perde il duello fisico con l'avversario. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Il Cesena cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Ha la possibilità, prova il tiro. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. E se n'è andato il primo quarto d'ora. Nessuna delle due squadre finora ha trovato la via del gol. Riceve il passaggio. C'è la palla lunga in avanti. Cerca la profondità. Riceve un pallone interessante. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Cerca il passaggio profondo. Va sul rimbalzo. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ci mette una pezza. La mette sulla sinistra. Palla tagliata bassa. Sulla fascia, è libero. Cerca un compagno. Può andare al tiro. Qui deve tirare. Rete! Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Ottima pressione la sua, palla recuperata.
può cercare il taglio in mezzo. Se ne va. Cesena dovrebbe cercare di riparare le cose prima della pausa, anche se a volte è meglio approfittare del riposo per effettuare gli aggiustamenti tattici necessari. Ci mette una pezza. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Cerca spazio, può tentare la conclusione. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Pallone alto e lungo sulla fascia. Pallone dentro. La mette in avanti. Mette in mezzo il traversone. Fallo, nessun dubbio. Vuole la profondità. Primo tempo che finisce qui. Secondi 45 minuti. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. E passa. Palla giocata alta sulla fascia. Occhio al cross, devia di testa, colpo di testa che si perde sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Allarga sulla fascia. Si libera la grande. La mette in mezzo. C'è la palla lunga in avanti. Può partire il contropiede. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Cerca l'uomo là davanti. Ottimo il fraseggio. Lancia il pallone in avanti. Cerca di allungare il gioco. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Vuole
Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza, evidentemente. Può provare! Il difensore ci arriva. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tocco morbido. Ci mette il fisico e conquista il pallone. L'avversario ha avuto la meglio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova il filtrante. E trova il compagno. Il Cesena ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi. È necessario. Infatti. Prova la giocata nello spazio. Buon lancio. C'è il cross. Prova lo stacco. La toglie dalla porta. Lungo passaggio in avanti. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. Riceve il passaggio. Prova la giocata di Fino. Occhio alla conclusione. E supera il portiere. Insacca. Un gol molto importante. Ce l'hanno fatta. Adesso questo gol cambia davvero tutto. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. C'è movimento lì a bordo campo e dunque forze fresche in gioco. Si ricomincia da una situazione di parità. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. Il Cittadella cerca spazio per affondare. Ancora fuori dall'area. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Il Cesena tenta il tutto per tutto. A caccia di un gol in zona Cesarini. Se ne va. Traversone in arrivo. Bell'intervento del portiere. Va al tiro. E ha fallito una buona occasione da gol. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica. Difficilmente vedremo tante occasioni. Cittadella. Riceve un pallone interessante. Cross verso il centro. Gran colpo di testa. E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Non è andato lontano dalla rete. È l'incubo di ogni difesa.
Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli spazi che crea. L'avversario ha avuto la meglio. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Interessante azione sulla fascia destra. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però non resta più molto tempo per cercare di segnare. Ci mette il piede e conquista il pallone. Si riprenderà con una rimessa laterale. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. La cross in mezzo, c'è il colpo di testa. L'arbitro dice che può bastare. Si chiude in parità. Tifosi che sembrano soddisfatti.